Un ospite d'eccezione intervenuto oggi a Napoli nella sala giunta di Palazzo San Giacomo per parlare di libertà e rispetto delle minoranze in vista del Pride 2015 che si terrà in città l'11 luglio. Si tratta di Stuart Milk, nipote del leader gay assassinato a San Francisco nel 78, presidente della Fondazione Harvey Milk e consigliere per i diritti civili di Barack Obama. L'evento è stato fortemente voluto dal console generale degli Stati Uniti a Napoli, Columbia Barros, che insieme al comune ha inteso sottolineare la ricchezza che le diversità rappresentano per la comunità. To be that perfect union that our founding fathers believed in. Siamo ancora ben lungi da quella unione perfetta a cui miravano i nostri padri fondatori. La strada quindi è ancora lunga, però sicuramente abbiamo fatto molti passi in avanti. Abbiamo qualcosa da insegnare e condividere con il resto del mondo. Per noi è veramente un grande onore. Lui continua con un'attività politica in tutto il mondo per parlare dell'importanza della diversità, dell'importanza del rispetto delle differenze e della ricchezza che noi possiamo avere come società e come esseri umani quando siamo insieme con questa diversità. L'iniziativa è stata organizzata con il Comitato Provinciale Arcigay Antino di Napoli, impegnato in progetti di inclusione sociale e di contrasto a qualsiasi forma di pregiudizio. A Stuart Milk il sindaco De Magistris ha consegnato una targa della città in segno di riconoscimento per l'impegno sui diritti civili. Giugno è il mese del Pride, il mese in cui si ricordano i morti di Stonewall, e il Pride di Napoli quest'anno sarà l'11 luglio, un Pride particolarmente estivo che in qualche modo chiuderà l'onda Pride in tutta Italia con una madrina eccezionale di cui non diciamo ancora il nome ed un Pride tematico sulla scuola. Nelle scuole purtroppo il bullismo omofobico e transfobico continua ad essere una piaga. Da un mezzo a un terzo dei ragazzi che si tolgono la vita in età adolescenziale lo fa per motivi legati all'identità sessuale. Quindi questo ci dice che è fondamentale riuscire a intervenire nel mondo delle scuole perché le discriminazioni e le discriminazioni legate all'identità sessuale sono davvero una grossa piaga. Io quando incrocio una persona differente e diversa da me mi arricchisco come uomo, come persona, nel cuore e nella mente. Questa credo che è la strada che ci insegnano i valori della Costituzione e delle lotte per le libertà civili.